Grazie a tutti, anch'io ringrazio perché siete qui ad ascoltarci e ringrazio Giorgio perché questo libro ha un pregio, secondo me, che anche se offre delle casistiche, delle considerazioni anche teoriche, però non nasce dalla teoria. C'è sempre un filo conduttore che è quello delle esperienze e della militanza. Questi pensieri, riflessioni, precetti, teorie, casistiche, sono tutte nate dalla sua volontà di mettere in pratica, dalla sua voglia di essere militante cattolico e quindi politico cattolico, perché uno può essere politico cattolico anche non necessariamente nelle istituzioni. E questo per me è veramente un elemento prezioso perché io credo moltissimo nell'esperienza umana. La Chiesa è esperta di umanità e in qualche modo ognuno di noi deve cercare di essere esperto di umanità oggi. E la militanza sono due cose in cui io credo moltissimo e non credo appunto si possa essere politici cattolici senza queste due caratteristiche. Prima di affrontare la questione dei principi non negoziabili, vorrei aggiungere qualcosa sul fatto, su che cosa è necessario appunto per un cattolico, che cosa è necessario mettere in campo quando si vuole fare politica. Io penso, prima di tutto, e qui sono assolutamente d'accordo con Paola, e entrambe in effetti l'abbiamo messo in pratica. Prima di tutto la forza delle proprie convinzioni e l'assoluta serenità nell'esporle, la consapevolezza della legittimità della voce cattolica, perché questo è un enorme problema, farsi intimidire, farsi mettere da parte, farsi liquidare con tu santo sei cattolico, è il primo modo per togliere di mezzo proprio i principi non negoziabili in primo luogo, perché è sui principi non negoziabili che i cattolici vengono essenzialmente emarginati. È lì che gli si dice non vale perché tu sei cattolico, lascia la libertà agli altri di agire secondo i propri valori. Perché anche la questione dei valori, io tutti noi diciamo valori non negoziabili comunemente, ma in realtà dovremmo sempre dire principi perché sui valori è più facile introdurre elementi di relativismo. Tu hai i tuoi valori, io i miei valori, qual è il problema? Tu devi lasciare che io viva secondo appunto i miei. E invece qui si tratta di principi, di fondamenti e non dobbiamo prima di tutto proprio farci intimidire. Non stiamo parlando, benché parliamo esplicitamente da cattolici, non stiamo parlando solo ai cattolici, non stiamo parlando solo ai credenti, stiamo parlando ai non credenti, ai laici, ai laicissimi. Il documento, per esempio, che io ho provato a proporre sul no al matrimonio gay, ma anche no alle unioni di fatto, al riconoscimento pubblico delle unioni di fatto, mentre sì a tutti i diritti individuali che possono esserci anche all'interno della coppia, di qualunque coppia, ma diritti individuali e non riconoscimento pubblico. Questo documento che è stato firmato da 180 parlamentari del PDL, io ho chiesto di firmarlo, anche se in realtà era appena uscita dal PDL, anche per esempio alla laicissima Stefania Craxi, che l'ha firmato perché dopo averlo letto ha detto non c'è nulla che io da laica non possa assolutamente controfirmare. Noi parliamo sempre per tutti e parliamo appunto di fondamenti dell'umano. Parliamo di qualcosa perché oggi la questione dei principi non negoziabili, tradotto in battaglie, in problemi che sono sul tappeto, vuol dire tutte le questioni che stanno modificando l'umano. È come se fosse una forma di inquinamento sotterraneo. Noi non ce ne accorgiamo a volte, i cattolici se ne accorgono di più. Però spesso sfuggono alcuni elementi di questo inquinamento. Quando l'aria è inquinata, anche quando l'acqua è inquinata, noi facciamo il bagno, magari l'acqua ci sembra pulita, in realtà non lo è. Di questo inquinamento a volte non ci accorgiamo, è qualcosa che va avanti e ce ne accorgiamo solo quando ha prodotto danni, danni alla salute, danni alle persone, danni all'ambiente. E così non ci accorgiamo, per esempio, che
la procreazione assistita. Spesso la legge 40 sulla procreazione assistita viene definita cattolica. Non è cattolica perché per noi cattolici non c'è possibilità di accesso alla procreazione assistita. È una legge invece di compromesso che salva alcuni fatti importanti di principio, anche alcune questioni, alcune ricadute sociali negative e profondamente negative che possono avere, per esempio la compravendita degli ovociti, lo sfruttamento delle donne povere, la questione della genitorialità, i diritti del bambino, tantissimi problemi che stanno intorno alla tutela dell'embrione, alle questioni fondamentali, diciamo, della legge 40 che abbiamo cercato, con cui abbiamo cercato sia di limitare i danni, sia di mettere comunque alcuni principi in chiaro, per esempio il fatto che un embrione non è una commodity farmaceutica, come ha detto il mio amico Sacconi, cioè non è qualcosa che si può mettere sul tavolo del laboratorio, vivisezionare e trattare come se fosse un oggetto. Comunque appunto, le questioni che sono sul tappeto, le questioni appunto antropologiche e che il Cardinale Bagnasco ha, in vista delle elezioni, definito con una sintesi secondo me felicissima, cioè il primato antropologico. Queste questioni oggi spesso appunto ci sfuggono in tutti i loro dettagli perché entrano da tutte le parti, ma tendono sostanzialmente a un unico fine, quello di modificare la condizione umana, manipolare l'umano, sia biologicamente, sia nelle relazioni, per esempio la relazione genitoriale, la relazione fra madre, padre e bambino, la questione del matrimonio omosessuale è collegato strettamente poi per esempio alla procreazione assistita, perché ed è collegato a fenomeni di sfruttamento, perché una coppia omosessuale può avere un figlio, così si dice, in realtà può comprarlo perché è una questione di commercio, solo se compra ovociti o il seme di un gameti, insomma, esterni alla coppia, solo se nel caso di una coppia di uomini prende un utero in affitto. Quindi sono questioni appunto tra loro strettamente